Si torna a viaggiare dopo 2 anni di sacrifici dettati dall'emergenza sanitaria, restrizioni che hanno gettato anche il comparto turistico in una crisi profonda. Ora però, con i numeri dei contagi finalmente in calo e soprattutto con l'allentamento delle norme anti-Covid, per gli italiani è tempo di riprendere a organizzare le vacanze. Ma quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Ce ne parla Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live, un'associazione che riunisce gli operatori di questo settore. Adesso il turismo sembra essere in fase di ripartenza, lo abbiamo visto nel periodo di Pasqua e ovviamente stiamo vedendo anche durante queste prime prenotazioni che arrivano per i ponti primaverili dal 25 aprile, 1 maggio, ma anche per le richieste che stanno arrivando nel periodo estivo, soprattutto da un turismo italiano, perché chiaramente la pandemia stava mollando, ma la crisi internazionale che è arrivata sicuramente ha messo in difficoltà un po' il turismo internazionale. Però ci aspettiamo sicuramente un anno di ripartenza molto forte. Quindi anche la guerra in Ucraina sta influendo? Assolutamente sì, soprattutto nel primo momento c'è stato proprio anche un'impennata dei costi legati al caro energia, al carburante, quindi tutto il discorso delle compagnie aeree, dei pullman, tutti quelli che si muovono ovviamente con l'auto, quindi sono aumentati i costi e di conseguenza le persone, diciamo, hanno, come dire, frenato la propria voglia di viaggiare e di spostarsi e di muoversi. Inoltre si prevede un forte calo di arrivi da America, Russia e altri paesi asiatici vista la situazione generale di incertezza. Cioè adesso non guardiamo tanto le marche che non avevano tantissime presenze magari di cinesi o giapponesi eccetera, però comunque anche quel pubblico lì comunque sicuramente in tutte le città d'arte italiane, diciamo, è andato perso. Da un'altra parte possiamo essere positivi sul fatto che si confermerà, come anche nell'estate del 2021, un cosiddetto turismo di prossimità, il che significa che gli italiani, diciamo, prediligono e prediligeranno un pochino le nostre realtà, i nostri borghi, le nostre, insomma, realtà meno conosciute, ma dove ci sono spazi all'aria aperta, nella natura. Quindi questo è un trend che si conferma sicuramente in crescita, come anche una grande attenzione alla sicurezza e alla salute. Anche la pandemia, infatti, ha contribuito a modificare viaggi e destinazioni. In più c'è stata una svolta digitale. Quindi le persone, diciamo, si sono più spostate sul digitale per informarsi, per vedere, per capire, insomma, anche conoscere i luoghi anche prima di arrivarci. E poi successivamente c'è anche una svolta, come dire, legata alla sicurezza, alla salute. Cioè le persone vogliono stare in luoghi tranquilli, diciamo, non di massa. E quindi su questo noi siamo stati un pochino favoriti come marca, come territorio della provincia di Pesaro Urbino, insomma, dove ci sono ancora realtà belle da visitare che non hanno, diciamo, delle affluenze massicce di turisti, e quindi questo è sicuramente una cosa positiva. Come si stanno sviluppando moltissimo tutte i trend legati al turismo responsabile, quindi i cammini che non sono solo quelli religiosi, ma comunque chi fa trekking, chi fa attività all'aria aperta, la vacanza attiva cosiddetta. Per un forte rilancio del turismo, secondo Scaramucci, ora è fondamentale organizzare e promuovere piccoli e grandi eventi in presenza, con un lavoro in sinergia tra amministrazioni locali e associazioni del settore. E Federico, siete ottimisti anche per la prossima estate? Guarda, sicuramente si registrano già su luglio-agosto moltissime prenotazioni. Io credo, come anche molti colleghi, che sul turismo individuale, quindi non quello dei gruppi, si prospetta quasi un sold out in questi 2 mesi. Il turismo organizzato, diciamo, che si muove un pochino con i gruppi organizzati, quello, diciamo, si muoverà più forse verso l'autunno, perché chiaramente dovendo programmare molto tempo prima, di conseguenza ha necessità di più anticipo. Però ecco, siamo cautamente ottimisti.